felicità. Benvenuti a questa seconda parte di Aria Pulita. Come vi avevo promesso, avremo avuto due ospiti importanti per capire questa riforma sanitaria che sta mettendo in piedi il nostro ministro concittadino Renato Balduzzi. Abbiamo con noi la dottoressa Oria Trifoglio, specialista in ostetricia e ginecologia all'ospedale di Alessandria, nonché vice sindaco e assessore alla salute, ma oggi in veste di medico, vero? Dottoressa Trifoglio. Consigliere dell'ordine. E anche consigliere dell'ordine dei medici. A proposito, abbiamo il dottor Mauro Cappelletti, che è presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Alessandria. Buongiorno Cappelletti. Allora, questa riforma sanitaria che si sta mettendo in piedi sul livello nazionale dovrebbe riguardare soprattutto la questione medici di base, che insomma in questa nuova ottica, in questa nuova filosofia dovrebbe essere disponibile 24 ore su 24, garantire l'assistenza 24 ore su 24, una cosa nuova, difficile da organizzare, ma in qualche modo già pensata, no, dai medici stessi. Non sappiamo se questa riforma stavolta verrà accolta come sono state accolte le liberalizzazioni in precedenza e hanno suscitato una serie di proteste, o se invece sarà una cosa accolta per bene. Cappelletti. Ma se ti ricordi, i cittadini si ricordano 10-15 anni fa, quando un medico di famiglia andava in ferie per trovare il sostituto, doveva magari attraversare tutta la città, andare a cercare un altro, oppure per andare in studio il dottore arrivava alle 17, dovevi andare alle 2 e stare sulla strada ad aspettare. I medici negli ultimi 10 anni hanno cominciato a cercare da parte loro, a cercare di risolvere questi problemi organizzandosi in studi associati, in cui ci sono 4, 5, 6 medici, con una segretaria che cercasse di... Poi la gente ha sempre meno tempo per fare una ricetta. Sì, ha un costo sociale anche quello di aspettare in coda. Aspettare delle ore per farsi scrivere una medicina. Certo. Quindi i medici già da soli si sono organizzati in questo modo. Adesso è arrivata una legge quadro, perché questa è un decreto legge attuativo, immediata esecutività, però è una legge quadro, normativa. Adesso bisognerà riempirla di contenuti con una trattativa nazionale, regionale e aziendale con l'ASL, per darne applicazione. Non pensiamo che domani mattina questa legge parta in pratica, in funzione. C'è la legge che consente di farlo, dopodiché bisognerà partire per riuscire a realizzarla, speriamo nel più breve tempo possibile, ci vorrà un anno, due, tre, perché bisogna fare le convenzioni, gli accordi, trovare i locali, e quindi certo. Sì. Ma questo, dottoressa Trifoglio, in qualche modo può essere un... come si può definire, un primo intervento al posto del ricorso al pronto soccorso anche per le cose, diciamo, che non richiederebbero in realtà, diciamo, sì, che in effetti come cure primarie direi che è veramente molto importante per sollevare il pronto soccorso di accessi numerosi che comportano comunque lunghe attese e che, se vogliamo, possono rallentare o sottrarre l'attenzione su quei casi più importanti che in realtà sono da pronto soccorso. Quindi sicuramente l'integrazione fra questo servizio 24 ore su 24 su 7 giorni la settimana sicuramente può sollevare quello che è l'attività e anche i costi a livello del pronto soccorso e dell'ospedale. Noi sappiamo che le questioni di salute intervengono a qualunque ora del giorno e della notte, non guardano l'orologio, no? Vuole dire, lei che fa, tra l'altro, ha una specialità in cui... Tra l'altro vorrei aprire una piccola parentesi, io devo ringraziare la dottoressa Trifoglio perché ha fatto nascere i miei due figli, quindi in collaborazione con mia moglie. Voglio dire, non ricordo se di giorno o di notte. Uno è nato molto presto al mattino, l'altro invece di notte. Anche i miei, posso dirlo. Sì, sì, sì. Anche i penso abbia fatto nascere la maggior parte dei figli dei cittadini di Alessandria. Dicevo, però... proprio perché questi interventi avvengono qualunque ora del giorno e della notte, magari c'è il momento in poi dove ci va l'intervento in ospedale, ma ci sono anche tutta una serie di segnali, di preallarme, eccetera, eccetera. Ma il medico di base può intervenire, può leggere questi segnali che sono abbastanza importanti, ha la strumentazione necessaria. Sicuramente, io passo la parola al dottor Cappelletti, credo che al di là dell'organizzazione in senso di
presenza fisica del medico 24 ore su 24. Gli studi saranno dotati in futuro anche di strumentazioni, magari per gli interventi iniziali, di diagnosi iniziale, che permetteranno al medico di base di poter affrontare almeno, se non altro, la diagnosi iniziale di una patologia. Sì, questa riforma prevede una organizzazione in rete tra i medici che hanno lo studio singolo, per cui anche i medici nei paesi, uno è a Monbaruzzo, l'altro è a Cassine, possono determinare degli orari e una sede dove mettere la strumentazione alternandosi nell'assistenza. Certo, il messaggio che deve passare non è quello, c'è un medico, lo stesso medico che lavora 24 ore consecutive, perché non esiste, per legge non si può lavorare più di 40 ore alla settimana. Esiste invece un'organizzazione che dice il medico c'è nelle ore in cui normalmente assiste i suoi cittadini, nelle ore, poi si alternano a scacchiere in modo da coprire tutta la giornata. E quindi un cittadino sa che dalle 8 del mattino alle 8 di sera lì c'è un poliambulatorio dove trova o il suo medico o uno dei medici che lavorano con lui a disposizione. Di notte la guardia medica può, come già succede in altre parti d'Italia, alloggiarsi all'interno dello studio e assistere i cittadini che si rivolgono di notte, non casualmente, senza sapere niente di loro, ma accedendo alle cartelle cliniche dei pazienti, sapendo che quindi quella persona che ha davanti che malattia ha, che medicine prende, che cosa, non come adesso, certo, che non ne sanno nulla e quindi devono anche un po' improvvisare la diagnosi. In queste strutture è previsto l'inserimento di apparecchiature che possono essere una prima diagnosi. Ecco, questo è il discorso che dicevo che poi bisogna metterlo in pratica, perché identificare i locali, comprare le attrezzature, tutto questo, questa organizzazione non comporterà nessun beneficio economico per nessun medico, non ci sarà un centesimo in più per i medici, ci sarà la loro disponibilità a lavorare per un'organizzazione, però i costi di questa organizzazione saranno chiaramente delle regioni, dello Stato, dell'ASL, e quindi ci vorrà il tempo anche perché vengano individuati in modo da buon padre di famiglia gli strumenti economici per poter fare queste cose, perché l'apparecchio per l'analisi del sangue dovrà metterlo la regione o l'ASL. Certo, oggi non abbiamo, anzi lo vedete qui sul monitor, il numero telefonico se volete fare delle domande è 0131 23 10 92. Lei, dottor Cappelletti, ha detto una cosa molto importante che per noi, diciamo, semplici pazienti ci ricorda che quando arriviamo al pronto soccorso, quando arriviamo in queste situazioni di emergenza, il dottore o la dottoressa che in quel momento ci riceve e ci visita non sa tutta la nostra storia. Allora è molto importante il rapporto con chi invece ci segue già normalmente. A me è successo purtroppo durante l'estate dover ricorrere al pronto soccorso per i miei genitori e naturalmente è stato importantissimo l'apporto della dottoressa che li seguiva con la cartella clinica eccetera eccetera, arrivando all'ospedale per creare un'idea più complessiva, un'idea più completa della cosa. Ma questo tipo di operazione che comunque ha richiesto l'intervento della dottoressa che è partita dal suo studio ed è venuta lì di sabato mattina, mentre voglio dire, non era forse tenuta a farlo, era una cosa che, in più, una cosa che ha messo la dottoressa, perché era una che probabilmente, o è una persona probabilmente attaccata al proprio lavoro, che interpreta il suo mestiere nella maniera più corretta possibile. Ma non è detto che tutti possano fare questo o che debbano fare questo, voglio dire. Come farà la dottoressa nel momento in cui non potrà esserci in quelle ore serali o in quelle ore notturne? Parlando sempre di medico di base, sì, credo che questa risposta, sì, risposta sì, aspetti sempre a Mauro. Noi da anni cerchiamo di integrare le cartelle cliniche dell'ospedale col territorio. Siamo anche arrivati a un tavolo 4-5 anni fa cercando di arrivare ad una soluzione. Erano altri tempi, c'era la DSL con dei problemi di proprietà delle linee, c'erano software incompatibili perché si voleva usare un software invece che l'altro. Noi siamo sempre pronti, come Ordine dei Medici, a essere presenti ad un dialogo tra territorio e ospedale per arrivare finalmente a una comunicazione informatica. La soluzione che tu dici, importantissima, è di arrivare a poter consultare noi le cartelle dei nostri pazienti, sì, in ospedale, e che il medico ospedaliero, con la privacy normale eccetera, possa arrivare a leggere le nostre cartelle cliniche. Io da sempre invito i colleghi, quando per esempio un nostro paziente viene a farsi operare, di rilasciare la stampata della scheda sanitaria, perché l'anestesista ha una grossa utilità se
riceve il paziente con la stampata delle sue malattie, certo, delle medicine che prende. Ma adesso questa modernizzazione, informatizzazione dello Stato, le ricette mediche elettroniche che si potranno ritirare in tutte le farmacie d'Italia con un PIN, con un tesserino, eccetera, eccetera, dovrebbe comunque, approfittando del fatto che esiste la possibilità e la soluzione attraverso la rete, attraverso internet, mettere a disposizione la cartella clinica che la dottoressa ha sul suo computer in ufficio, anche a disposizione dell'ospedale nel momento in cui lo richiede, magari solo scambiandosi dei dati per l'ingresso nel computer della dottoressa semplicemente telefonicamente. Voglio dire, questo può essere un modo di mettere più in relazione, credo, medici e è un'integrazione ospedale necessaria per il futuro. E non dimentichiamoci che è prevista anche l'informatizzazione delle cartelle cliniche ospedaliere, quindi voglio dire, tutto questo discorso informatico di rete sarà il futuro della medicina e sicuramente permetterà degli scambi più rapidi, più precisi, sì, nell'interesse del paziente. Si arriverà sicuramente prima ad una diagnosi e magari potremmo anche pensare a una riduzione delle spese con la riduzione degli esami nel momento in cui hai delle informazioni che sono più idonee. I medici di famiglia negli studi associati hanno già l'integrazione in rete delle date, quindi quando sostituiamo un collega accediamo alle sue informazioni in modo da dare un'assistenza più seria. Voi, dai discorsi che abbiamo fatto prima, mi sembra che abbiate comunque collaborato con il ministro Balduzzi o comunque ci sia stato uno scambio di impressioni. Noi di in persona no, ma quelli che sono sopra di noi, i nostri rappresentanti nazionali, sicuramente hanno lavorato col ministro per costruire un testo. D'altra parte è impensabile che un testo che riguardi una normativa di questo genere sia fatta senza consultare le categorie. Ecco. Comunque le categorie dal punto di vista, per esempio, medici di base sembrano d'accordo, dal punto di vista ospedaliero com'è? Allora diciamo che dal punto di vista ospedaliero grandi cose non sono cambiate. Gli aspetti che riguardano il medico ospedaliero sono relativi alla libera professione intramenia e per chiarire cosa vuol dire intramenia parlo di medici che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con l'ospedale e che hanno una loro libera professione che secondo il decreto Balduzzi dovrà essere effettuata all'interno della struttura ospedaliera o in ambienti in affitto, ad esempio, dalla struttura o comunque che dipendano dall'ospedale. Esisteranno, come dire, ovviamente delle modifiche in rapporto al fatto che oggi gli ospedali non sono del tutto idonei a poter offrire a tutti i medici che lo vogliono di poter fare la libera professione. Per cui ci saranno ancora medici intramegna che eserciteranno la loro professione in studi privati, però sono cambiate le condizioni. Le condizioni è che negli studi... Ma posso interrompere un secondo, dottoressa? Passiamo una telefonata e poi spieghiamo bene questa cosa. Pronto? Caduta la linea. Allora, dicevamo, continui pure il discorso. Sì, dicevo, in studi in cui non ci siano medici privati, ma siano tutti medici intramenia e con una trasparenza relativa alle prenotazioni, quindi all'informatizzazione, anche qui ci sarà la rete che riguarderà le prenotazioni e anche al pagamento che addirittura potrebbe non avvenire più in contanti. Bene, allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Dede. Buongiorno. Paolo. Buongiorno ai suoi ospiti. Volevo, se mi permettete, una raccomandazione agli ospiti per gli studi medici, farli in modo che siano tutti accessibili anche ai disabili, sia per quanto riguarda abbattimento di scalini o altre barriere che rendano difficoltosa l'entrata anche a persone con difficoltà motorie e sensoriali. Grazie e buongiorno. Grazie, grazie Paolo. Lui è presidente dell'Unione Ciechi Italiani per Alessandria e quindi ovviamente si fa carico di sensibilizzare anche su questo argomento. Questa legge, questo decreto Balduzzi sicuramente non caricando solo sui medici di tutti gli oneri personali, privati di queste incombenze, ma caricandoli anche sulle regioni, sulle ASL, sicuramente faciliterà finalmente l'applicazione degli ingressi per i disabili. Allora, una cosa volevo chiedere, dal punto di vista dell'emergenza, normalmente abbiamo la telefonata, passiamo all'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove ci chiama? Da Alessandria. Prego, faccia pure la sua domanda. Allora, io volevo chiederle una cosa ai dottori, dice, sì, come io mi sono fatto male a Torino,
Volevo chiedere un'informazione, come mai da Torino e dal 2011, dal 4 del 2011, continuo a subire in questo piede che mi sono rotto una caviglia, come mai qui in Alessandria non mi passano un tutore per la caviglia? Non le passano un dottore per la caviglia? Un tutore per la caviglia. Un tutore? Ah, un tutore. Per la caviglia, sì. Ok. Comunque ringrazio, aspetto una risposta, grazie. Grazie a lei. Io credevo non riuscisse ad accedere al servizio di un la medico domanda, che curasse il suo... La domanda non andrebbe rivolta a noi, ma all'ASL di competenza. Qui ad Alessandria c'è il distretto Il Patria, dove ci sono delle leggi, dei regolamenti. Le protesi vengono rilasciate soltanto a pazienti portatori di invalidità, per quello che mi risulta, poi io non sono, non è il mio argomento, e che hanno delle patologie croniche, mentre invece degli collare cervicale, il tutore, queste cose un po' di emergenza non vengono pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, fanno parte di quei presidi non riconosciuti, come per esempio, non so, non viene passato il pannolone per una settimana, viene passato il pannolone a quelli che hanno una incontinenza urinaria cronica o non viene passata la tachipirina, sì, o quei prodotti. Quindi c'è una normativa che destina il pagamento di alcuni presidi o una parte, tipo la protesi acustica, a pazienti con le invalidità, ma non generalizzati a tutti. Ecco, potrebbe essere il caso della signora, anche comunque se le consiglio di rivolgersi al Patria, e se posso dire anche il nome, il direttore del presidio può rivolgersi al dottor Tinella, che è il responsabile. Senta, volevo chiedere, quando un cittadino ha un'emergenza, chiama il 118, la prima diagnosi probabilmente la fa l'operatore che risponde, o comunque stabilisce a chi si deve rivolgere, se al medico di base o se invece al pronto soccorso, se è un caso da ambulanza o che so io, no? Funzionerà ancora così? I medici del 118, chi risponderà agli operatori? Questo rimane uguale, non cambia niente sul 118, assolutamente. Non è prevista una riforma in più. Anche perché credo che il 118 adesso... Abbiamo diffuso una notizia, abbiamo visto dei dati che sono arrivati, il 118 si carica veramente di tanto lavoro, perché per esempio da quando è stata messa insieme Alessandria e Asti, credo che il numero di chiamate sia più che raddoppiato rispetto... Non dimentichiamoci che nel momento in cui il paziente sa di avere a disposizione comunque nello studio in cui si reca normalmente, e quindi è un ambiente che conosce, dove sa che c'è il suo medico e sa di poter trovare in quella struttura comunque per un numero di ore importante un'assistenza, può essere che questo possa portare a una diminuzione delle chiamate. Può essere, questo potrebbe essere un aspetto che da solo possa addirittura ridurre il numero delle chiamate proprio per la disponibilità. Per tante persone diverso è andare al pronto soccorso, diverso magari è accedere allo studio al quale si rivolge normalmente. Potrebbe dare più sicurezza. Perché quando si telefona a un servizio di emergenza, sì, normalmente il cittadino vorrebbe un minimo di attenzione in più, vorrebbe potersi esprimere un po' più a lungo, vorrebbe poter avere un dialogo più. Invece quando ci sono veramente troppe telefonate, il traffico è esagerato, l'operatore ha pochi secondi. Il problema è poi l'abuso del servizio. Esatto, e questo quando c'è l'abuso arrivi poi ad avere una risposta che non è più adeguata. Senta, e invece dal punto di vista dei ragazzi che studiano medicina, che si laureano in questo periodo, questo tipo di riforma, questo tipo di aumento del numero di ore in cui si può intervenire, anzi bisogna garantire l'assistenza ai cittadini, aumenterà il numero di neolaureati che troveranno un lavoro, oppure può essere fatto in questa funzione? Assolutamente no. Questa è un'ottimizzazione di chi lavora. Attualmente le persone che si laureano in medicina trovano sempre lavoro, non esiste disoccupazione medica al momento, perché il numero chiuso è stato studiato in modo di fare che le persone che investono, le famiglie che investono una cifra enorme per far laureare un figlio in medicina, parliamo di 100, 200, 250 mila euro, non possono, certo, una laurea in una persona che può fare solo il medico, non è che ti laurea in giurisprudenza e vai a fare un concorso in banca, devono essere tutelate da dei falsi miti. Vediamo cosa è successo per i biologi, per gli psicologi, per tutte le lauree in cui non è stato previsto un numero chiuso.
abbiamo famiglie che vengono a chiedere possibilità di occupazione per i figli quando è lo Stato che avrebbe dovuto pensare a mettere un numero di laureati che fosse adeguato alle esigenze del mercato del lavoro, invece di illudere delle persone. E per medicina questo è stato fatto, per fortuna, e anche per garantire una serietà delle prestazioni. Ti piacerebbe aggiungere un particolare su questo, cioè l'aspetto della presenza femminile tra i laureati di medicina. Magari un giorno potremmo parlarne in maniera più approfondita, e non per proprio per questo motivo il nostro ordine da quest'anno ha istituito questa commissione pari opportunità all'interno dell'Ordine dei Medici, di cui io sono la presidente, proprio perché la presenza femminile è veramente molto importante. Si parla addirittura di femminilizzazione della professione, e questo aprirà sicuramente nuovi orizzonti e nuovi aspetti in cui verrà affrontato il discorso della medicina. Bene, ne parleremo, perché adesso siamo all'ultimo minuto. Io naturalmente ho fatto delle domande da cittadino che ha letto quello che c'è scritto sui giornali, le anticipazioni su questa riforma. Voi naturalmente fate questo lavoro e magari avete qualche informazione in più. Se nell'ultimo minuto volete dirci dove sta la vostra idea di rivoluzione vera in questa riforma sanitaria. Abbiamo un minuto, il messaggio ai cittadini è questo. Questo decreto Balduzzi, e io voglio complimentarmi anche a nome del dottor Serfoli, mi diceva anche lei, con il dottor professor Balduzzi, per il decreto che crea una svolta nell'assistenza sul territorio. L'ospedale ha la sua organizzazione, il territorio ha la sua organizzazione, tutto quello che non è ospedale. Tutti i medici che lavorano fuori dall'ospedale, specialisti ambulatoriali, medici di guardia medica, medici di famiglia, avranno da oggi hanno una organizzazione, una struttura in cui tutti insieme lavorano per assistere il paziente sul territorio. Questo non vuol dire domani mattina, vuol dire che la legge è stata fatta. Adesso si tratta di metterla in pratica con i direttori generali, con le ASL, con le regioni, con lo Stato, per definire come passare alla pratica. Abbiamo anche dei direttori generali che, senza fare delle sviolinate, sono delle persone competenti, il dottor Giorgione, il dottor Marforio e il federale, e con loro sicuramente si parlerà fattivamente per costruire questo. Il cittadino saprà che nell'arco di poco, un anno, due o tre, avrà a disposizione questa struttura, il territorio, non più il medico di famiglia, guardia me, il territorio strutturato bene, come ha l'ospedale col suo pronto soccorso e i suoi letti. Per l'ospedale sicuramente grande ordine, grande chiarezza e trasparenza per quello che poi riguarda le nomine degli apicali, ad esempio le nomine dei primari, ecco, che non vorrà più dire, come dire, nomina o dei manager, nomina politica, ma attingendo a delle graduatorie e a delle liste di idonei che ci permetteranno di avere dei dirigenti di grande competenza. Insomma, l'Italia sta cambiando davvero. Mi sembra che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Ci sta un ringraziamento al ministro Balduzzi per un aspetto di cui pochi hanno parlato, e che è la responsabilità del medico. Per noi questo è un argomento molto importante, e con l'articolo che prevede la responsabilità del medico solo in caso di dolo o colpa grave, sicuramente si farà grande lotta a quella che è la medicina difensiva, che non è nell'interesse né dei medici né dei pazienti. Anche di questo potremo parlare in una prossima puntata, approfondire questo argomento. Ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti, e orgoglioso di avere un ministro che ha messo in piedi questa riforma importantissima e rivoluzionaria del nostro paese. Dopo aver ringraziato il ministro Balduzzi, ringrazio anche la dottoressa Oria Trifoglio per tutto. Per tutto, anche per la sua funzione di vice sindaco e assessore alla salute di questa città, e magari la prossima volta affronteremo anche questo. E poi il dottor Cappelletti, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Alessandria, che è sempre molto disponibile, che è sempre molto chiaro, tra l'altro, nelle sue spiegazioni. Grazie a tutti voi per aver seguito l'appuntamento, alla prossima.